Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio di Blood. Siamo alla mappa E3M3, Raw Sewage. Fatemi dire una cosa, ma ho salvato? No, non avevo salvato. E Blood 4 ce lo tiriamo su. Guardate, guardate. Che razza d'inizio, eh? Nulla di preoccupante. Piano piano si fanno tutte le cose. Ora, se mi ricordo bene, questa mappa è un enorme casino. È labirintica. Molto labirintica. Volendo, noi potremmo usare gli stivali di salto per raggiungere lì direttamente. Però vi faccio vedere tutta la mappa perché. Altrimenti, che razza di video è? Ok. No. Ok, sì, Blood 4. Giriamo queste. Potremmo soffocare, tranquillamente. Torniamo indietro per respirare. Ok. Stato difficile, eh? Nei luoghi peggiori bisogna affrontare i nemici. Ecco perché vi dico, tenetevi i colpi sott'acqua. E n'è andata. Ok. Io non mi ricordo, ma questi vanno a fuoco. Proviamo. Avranno un'animazione unica? Non sembrano nemmeno subire il danno. Per quello dico che sta pistola è molto situazionale. Ok, muoiono ma non si infiammano. Ottimo a sapersi. Ah, guardali. Ok. Ok. Andiamo avanti. Guarda là, guarda. Uno. Due. Tre. Quattro. Bello così. Ok. L'ho proprio tibaggato quello. Ok. Quello che consiglio sempre prima di affrontare qualsiasi mappa è di controllare tutti gli angoli, se ci sono dei nemici, che se andate subito verso dove dovreste andare, magari poi vi trovate in difficoltà al ritorno. Per esempio, vedete, qui ci chiede la chiave del teschio, quindi sicuro ci dovremo tornare. Va bene, l'hai voluto tu. Ok. Però abbiamo fatto una bella pulizia, dai. Allora, adesso tutte le strade ci indicano una. Ah, tranne questa.
Armatura del fuoco, ottimo, nel caso ci servirà. E torniamo indietro all'inizio. Interessante. Tutte ci indicano questa strada qui. Io mi metto il mitra e... Chi è? No, non affogare. Mi stavano mordendo attraverso la grata. Va bene, gioco, hai ragione tu. Hai ragione tu. Ma ancora mi stavano mordendo attraverso la grata. E dai, che palle. Oh, sembrano morti. Sembrano morti. Però qua è tutto chiuso. Quindi ora dove si va? Si va di qua? Suppongo di sì. Oh! E siamo passati dall'altro lato. Perfetto, e questi sono tutti morti. Tranne questo, perché non potevamo vederlo. Oh mamma mia. Ecco. No, 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 no. Ok. No, 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 no. Mi ha seguito, mannaggia. Dove sta? Ok. Quanti morti qui sotto, eh? Nel canale di scolo. C'è Shial. L'avete vista? Ma cosa mi ha colpito? Cosa mi ha colpito? Qualcuno è morto. Ce n'era ancora qualcuno. Là c'è Shial, ragazzi, è Shial proprio. Il boss del secondo episodio. Ve l'ho detto che l'avrebbero riciclato. Ma perché? Ma chi è che mi spara da qua? Si è un pochino buggatina, sta mappa. Perché non riesco più a vedere i nemici. Sei un pochino buggata. Oddio, può capitare, però è strano. Perché di solito non si buggava sta parte. Del tipo vedo qualcuno camminare. È un pesce? Un pesce? Vabbè. Spero che Shial sia morta, però. Suppongo che non sia morta, perché sentivo ancora il suono, però non la vedo sul pelo dell'acqua. Oh, finché sono inoffensivi così, non ce ne frega, eh. Vedete però, è come se fossero tra il piano dell'acqua e il piano... Vabbè. Non stiamo lì a sindacare, fa niente. Vlad ha sempre avuto un pochino... i problemi.
Chiave del teschio. Perfetto, la porta della chiave del teschio è qua. Però io prima tornerei indietro e controllerei se c'è qualche cuore che ho rimasto dietro. Perché, eccolo, vedete? Queste cose capitano, non vi preoccupate. Ok, no, non c'è più niente. Suppongo che ora salgo lì con la chiave del teschio. Mi eri mancato. Ok, qua c'è un medikit, me ne devo ricordare. Se... Che schifo tutti sti ratti. Ah. Bella sta stanza. Questa me la ricordo, è veramente infame. Peccato che sembrano storditi tanto i nemici. Ancora mi devono vedere. Vabbè, oh, meglio per me. No. Devo beccare. Il tiro era buono, ma era troppo basso. E anche quello è andato. Ok, ora devo fare un tiro lì. Mamma mia, raga. Mamma mia. Cioè, ce ne sono di quelli che tirano meglio di me il candelotto di dinamite, non vi preoccupate. Però quando faccio sti tiri mi gaso tantissimo. Ah. Vedete, ancora mi deve vedere quello lì. Sono abbastanza storditi i nemici in sta mappa. Perfetto. Vuota? No, sopra ce n'è ancora uno. Sopra ce n'è ancora due. Troppo alto. Finiti? No, perché se non siete finiti io non so che fa. Cavolo, ho finito tutte le candelotti di dinamite per loro. Ma vabbè, però scusami, Allora, un ascensore entra da qua. Voi entrate, quindi sperate che l'uscita sia sopra. È un build engine questo. Invece no, l'uscita è alle spalle, con uno che vi mitraglia appena vi vede. Ok. Un altro cuore. Va bene. Ok. Nulla di particolare. Qui dentro. Vedete, sono storditi al massimo questa mappa ai nemici. Non lo so perché. Non ne ho idea del perché, non me lo chiedete. Ok. Qui si salirà, suppongo. Si esce di qua, quindi devo tenere il cane. Il cane proprio vicino all'ascensore. Dai, raga, questa non è una bastardata. Sicuro prenderò danno ora. Ma proprio sicuro. Due. Ero morto, guardate. Questi cani sono così infami. Io davvero vi invito a giocare a Blood solo per capire quanto sono infami sti cani. Quindi adesso come devo fare? Così? Ok, e si sono mossi. Ma non posso far... non possono farmi male. Porca pu... Avete capito quanto sono pericolosi sti cosi? Nonostante avessi l'armatura del fuoco, 3, 2, 1... Ah!
Vabbè, ma cazzo. Io questi come li ammazzo? Come li ammazzo? No, ditemelo voi. Proviamo con il Tesla. Ok, subito vanno giù con il Tesla. Non ho subito un danno. Mamma mia. Quella del Tesla Cannon, una delle armi più potenti del gioco. L'attacco secondario è questo. Spara un colpo che prende tutti i nemici di fronte a voi. Non è come il BFG. Devono essere vicino a voi. I nemici devono essere vicino tra loro per poter subire la scarica che passa da un nemico all'altro. Da un nemico all'altro, scusate. Quando si parla purtroppo si ingoia aria a volte. Vabbè. Niente cane, eh. Non può nemmeno beccarmi, poverino. Se sapete come fregare i nemici veramente in questo gioco è tutto semplice. Ma vi ripeto, quei cani maledetti. Chiave dell'occhio. Ottimo. E la chiave dell'occhio, la porta dell'occhio è proprio qui. Stiamo progredendo molto bene. Qui abbiamo già ucciso tutti, quindi non ci dobbiamo più preoccupare. Chiave del fuoco. Qua c'è un'altra chiave dell'occhio. Questo è l'inizio, perfetto. Però comunque ci sarebbe poi servita la chiave. Penso proprio di sì. Sì, ci sarebbero servite entrambe le chiavi. Ma allora. Quanto deve essere bastardo per piazzare uno di questi dietro una porta? No, ma io dopo ve lo faccio vedere perché voglio farvi capire quanto questi nemici sono. Oh, e voi morì. Guardate, guardate quanto è piccola sta stanza. Il cane arrivava fino a fuori la porta qua, con la faccia. Appena ho aperto la porta mi veniva brustolito per forza. Non c'era modo. Ecco, ora usciamo. Questa mappa, meno male che è finita. Ho bisogno di donare del sangue di qualcun altro. Bene, con questa frase di Caleb, questo episodio si conclude. In questa prossima mappa ci sarà l'uscita per il livello segreto, che poi vi mostrerò come raggiungere. Mi raccomando, continuate a seguire la serie. Grazie per aver visto questo video e ci vediamo alla prossima.